Ciao a tutti e benvenuti a Sganantium. Il gioco di oggi era uscito inizialmente sulla piattaforma Kickstarter, ma recentemente è uscita anche la versione italiana. E sto parlando di The Others, un gioco da 2 a 5 giocatori della durata indicativa di 90 minuti. The Others è un gioco ambientato in un prossimo futuro a Haven, città inglese ultimo baluardo della resistenza umana, assediata dai 7 peccati capitali evocati dal misterioso Club Inferno. Un giocatore impersonerà uno dei peccati, mentre tutti gli altri guideranno una squadra dell'agenzia Fate, chiamata in difesa dell'umanità. La squadra Fate viene assemblata scegliendo 7 eroi, un leader, 2 picchiatori, 2 tiratori e 2 tattici. Una squadra è già pronta all'interno della scatola base ed ogni eroe è corredato da una scheda che riporta le proprie caratteristiche, abilità speciali e uniche, livello di corruzione e punti vita, e 2 segnalini turno e 1 azione città. Il numero di eroi contemporaneamente presenti sul terreno di gioco vale da 3 a 4 ed è vincolato in base al numero dei giocatori. Il giocatore peccato, invece, sceglie il peccato che vuole impersonare tra i 2 disponibili nella scatola, ricevendo il set di miniature e le relative carte, pescandone inizialmente 5. Ogni peccato ha un'abilità speciale che va a modificare alcune regole di gioco, alle volte in maniera significativa. A questo vanno aggiunti gli accoliti, con le relative miniature e abilità speciale, il tracciato apocalisse e la storia da giocare, scelta tra le 7 disponibili. Ogni storia ha 2 diverse disposizioni di mappa e setup, corredata dal relativo mazzo apocalisse. Scelto di imbastito lo scenario, la partita può cominciare attivando l'eventuale evento di inizio round. Gli eroi agiscono a turno ed in senso orario. Durante il proprio turno, l'eroe deve girare sul lato speso uno dei suoi segnalini turno, spostandosi fino a 2 caselle ed eseguendo un'azione, o viceversa. Le caselle sono quelle delimitate dalle strisce pedonali oppure dai distretti, e possedere il segnalino Raven Corp aggiunge un punto movimento. Ogni volta che un eroe entra o esce da una casella contenente un segnalino stampato o presente fisicamente corruzione o incendio, il peccato tira un dado peccato per ogni segnalino. Con un simbolo corruzione, un segnalino corruzione fa aumentare di 1 la corruzione del personaggio. Con un simbolo colpo, un segnalino incendio causa una ferita, da porre in uno degli spazi preposti. Se l'eroe è in possesso del segnalino proxy, può ignorare una corruzione e una ferita guadagnate in questo modo. Anche lasciare una casella contenente un qualsiasi numero di mostri causa una ferita. Importante precisare che ogni volta che un eroe subisce una ferita, è il giocatore stesso a decidere dove posizionare il segnalino sul tracciato. Oltre al normale movimento, un eroe può utilizzare la metropolitana per spostarsi tra 2 zone come fossero adiacenti. Le azioni che l'eroe può fare, prima o dopo il movimento, sono attaccare o purificare. Per purificare, il giocatore tira tanti dadi eroe quanto quelli indicati dall'abilità dell'eroe. Per ogni simbolo occhio ottenuto, l'eroe può eliminare un segnalino, mentre il simbolo Fate permette di tirare un dado aggiuntivo e di scegliere quale faccia del dado con il simbolo Fate utilizzare. Il combattimento invece può avvenire in 2 modi, corpo a corpo o a distanza. Nel primo caso l'eroe tira tanti dadi quanto quelli indicati della sua forza, più un dado per ogni altro eroe presente nella stessa casella, più un dado se possiede il segnalino commissario e tutti gli eventuali bonus derivanti dall'equipaggiamento. Il peccato invece tira tanti dadi peccato quanti la somma della forza di tutti i mostri presenti nella casella, riportata nelle rispettive schede, più un dado per ogni simbolo pentacolo. Anche in questo caso il simbolo Fate permette un tiro aggiuntivo e la scelta della faccia del dado, mentre il peccato, con il simbolo colpo con esplosione, ottiene appunto un colpo ma può tirare un dado in più. È importante ricordare che anche i nuovi dadi sono soggetti all'effetto del dado aggiuntivo se esce la relativa faccia, potendo innescare effetti potentissimi. Quindi si confrontano i 2 tiri. Ogni simbolo difesa annulla un colpo del peccato. Ogni simbolo contrastare corruzione annulla il simbolo corruzione e si assegnano i colpi rimanenti all'avversario. In caso di più mostri è l'eroe che decide come assegnare i danni e se un mostro ottiene un numero di danni pari o superiore ai suoi punti vita è considerato distrutto e quindi eliminato, altrimenti resta in gioco senza subire alcuna ferita. L'eroe invece sottrae i colpi ricevuti dal proprio valore di armatura. Il valore rimanente va convertito in ferite. Nel momento in cui un eroe subisce 5 più ferite, viene eliminato dalla partita e un altro eroe preso dalla riserva prende il suo posto, seguendo la procedura indicata nel manuale. Inoltre vanno conteggiati i punti corruzione eventualmente presenti, aumentando l'indicatore sul relativo tracciato in base ai punti ricevuti. Nel momento in cui la corruzione raggiunge il livello massimo, ogni ulteriore punto corruzione si trasforma automaticamente in una ferita. Prima di un qualsiasi tiro di dadi, un eroe può decidere di farsi corrompere volontariamente, aumentando di 1 il proprio livello di corruzione ed utilizzando per quel tiro tutti i bonus sotto e a sinistra del segnalino corruzione non coperti da ferite. I bonus possono essere risultati automatici o dadi in più.
Un combattimento a distanza, invece, può essere cominciato solamente da un eroe con la relativa abilità e che ha visibilità in linea retta verso il suo bersaglio. Tira quindi i dadi senza un contrattacco da parte del mostro, ma se non riesce ad uccidere il bersaglio e questo si trova a due o meno caselle di distanza, subisce un contrattacco come descritto nel manuale. Come azione gratuita e spendibile anche durante il movimento, un eroe può attivare, se si trova su una casella distretto, le abilità speciali di quel distretto grazie al segnalino città, nell'ordine che preferisce. Queste possono essere curare ferite, ridurre il livello di corruzione, acquisire nuovo equipaggiamento 3-5 disponibili per potenziare gli eroi, ottenere segnalini turno extra ed utilizzare l'assalto orbitale che permette di spostare il segnalino assalto orbitale fino a due caselle e distruggere automaticamente un nuovo minio o un accolito. Sempre gratuitamente può raccogliere i segnalini proxy, Ravencorp e commissario. Passiamo ora al giocatore peccato. Questi non ha un suo proprio turno, ma può utilizzare segnalini in reazione a sua disposizione, pari al numero di eroi in gioco, e le carte peccato. Le carte può utilizzarne nel numero massimo di una per turno di eroe scartandole, e sono autoesplicative sul loro utilizzo. Mentre i segnalini in reazione possono essere utilizzati alla fine del turno dell'eroe, girandoli sul lato utilizzato. Così facendo, il peccato può spostare un mostro qualsiasi fino a due caselle, che però non si è ingaggiato con un eroe, ed attaccare l'eroe che ha appena finito il turno con tutti i mostri presenti sulla sua casella, anche senza che sia presente il mostro appena mosso, esattamente come abbiamo visto prima, con tiri di dado da parte di entrambi gli schieramenti. Quando tutti gli eroi hanno utilizzato il loro segnalino turno, ha luogo la fine del round. Si attiva l'evento di fine round, solitamente l'avanzamento nel tracciato apocalisse, risolvendo gli effetti dello stesso, come la pesca di carte apocalisse, che danno poteri speciali al peccato, o l'aumento dei segnalini in reazione disponibili, e si riportano sul tabellone di gioco tanti mostri quanto il numero di eroi, posizionandoli solo sui simboli nido liberi e non già occupati da altri mostri nella misura di 1 a 1. Gli eroi riportano sul lato attivo tutti i segnalini turno e riprendono i segnalini azione città. Il giocatore peccato gira sul lato attivo tutti i segnalini in reazione e pesca tante carte peccato quanto il numero di altari non occupati da alcuna miniatura di eroe ed un nuovo turno comincia. Ma quindi come vincono gli eroi e come vince il peccato? I giocatori eroi dovranno, durante il corso della partita, portare a compimento varie missioni come l'uccisione di mostri, il salvataggio di superstiti, eccetera. Nel momento in cui gli eroi completano una missione, passano a quella successiva, dall'alto verso il basso, eventualmente scegliendola se presente più di una missione. Sempre la storia ci indica il presentarsi di determinati eventi, e i giocatori eroi vincono la partita nel momento in cui hanno completato l'ultima missione, mentre il peccato vince nel momento in cui uccide un eroe e non vi sono più eroi nella riserva per sostituire quello appena morto. Che dire quindi di questo di Others? Beh, partiamo con le note dolenti. La prima è che il gioco alle prime partite quasi sicuramente vi sembrerà sbilanciato in favore del peccato, ma è solo una sensazione, perché effettivamente eroi e peccato hanno due curve di apprendimento molto diverse e giocare gli eroi richiede sicuramente più esperienza rispetto al giocatore peccato. Non è un gioco assolutamente immediato come può essere uno Zombicide, ma richiede un minimo di 5-6 partite per dare il tempo ad entrambi gli schieramenti di scontrarsi ad armi pari. Ecco, forse il problema maggiore di questo gioco è che uscendo dalla Cool Mini or Not è facile che per le prime partite vada giocato come uno Zombicide appunto, buttando gli eroi in mezzo alla mischia. In The Others invece i combattimenti vanno effettuati solo nel momento giusto e con un minimo di ponderazione, dato che ogni combattimento avviene in contemporanea, dando quindi la possibilità gratuitamente al giocatore peccato di infliggerci danni. Ed è questo che mi piace di questo gioco, mostrandosi molto più profondo rispetto ad una corteccia molto giocosa. C'è anche una continua contrapposizione di strategia e tattica tra peccato ed eroi, che può regalare grosse soddisfazioni soprattutto a questi ultimi, che dovranno cercare non solo di dare meno spunti possibili al peccato, ma anche di completare le missioni nel più breve tempo possibile. In questo è quasi un racing game, se mi passate il termine, in quanto il giocatore peccato acquisisce forza man mano che i turni di gioco procedono, dato che appunto grazie al tracciato apocalisse questi potrà non solo avere segnalini e reazioni aggiuntivi, ma anche mostri aggiuntivi e poteri speciali fino a renderlo quasi imbattibile. I giocatori quindi non devono, tra virgolette, perdere tempo, ma anzi devono cercare di andare alla meta nel più breve tempo possibile, alle volte anche sacrificandosi, tattica assolutamente da non sottovalutare. Altra cosa fondamentale poi è la composizione della squadra Fate, non tanto per la scelta dei 7 eroi, anche perché se non avete le espansioni dovete limitarvi a quelli della scatola base, quanto per la scelta di quali eroi lanciare sul campo di gioco e quali diciamo tenere in panchina. E non ultimo anche lo stesso ordine di turno degli eroi, dato che sarà davvero importante la loro posizione rispetto al turno per innescare potentissime combo.
Ogni eroe infatti ha diverse caratteristiche, c'è chi è portato al combattimento corpo a corpo, chi è portato al combattimento a distanza, chi invece è specializzato nel rimuovere segnalini, e appunto per questo è importantissima la prima fase di gioco, perché una squadra composta male spesso è la grossa differenza che passa tra la vittoria e la sconfitta. Utilizzare un picchiatore per eliminare i segnalini dal tabellone di gioco o un tattico per invece combattere i mostri è un errore da principianti, chiamiamolo così, che spesso vi porterà a disastrose conseguenze. Proprio per questo è un gioco che necessita di almeno 5 o 6 partite per essere apprezzato da entrambi gli schieramenti. Certo, non è un gioco che mi sento di consigliarvi se siete uno di quei gruppi che compra un gioco, ci gioca una partita, poi lo mette via, lo riprende dopo 4-5 mesi, ma sì dai, riproviamoci. No, diciamo che questo non è un gioco che fa per voi, è un gioco che richiede un minimo di dedizione. Certo, non c'è un reset della memoria tra una partita e l'altra, anche perché le regole non sono così complesse, anzi sì, la spiegazione è lunga, ma in realtà si padroneggia la meccanica di gioco abbastanza velocemente. Poi appunto riuscire a giocarci e vincere con gli eroi è un altro discorso, ma appunto è un gioco che richiede un minimo di dedizione. Poi il gioco mi è sembrato meno ispirato e più statico giocando la parte del peccato, dato che questo si ritroverà quasi sempre a giocare di reazione in base alle scelte degli eroi, anche se c'è da dire che le carte peccato permettono una programmazione di qualche combo alle volte davvero devastante e che spesso calano sul tavolo come martelli per spezzare la strategia degli eroi. L'ambientazione, devo dire, è molto riuscita. Mi piace molto anche lo stile grafico horror, ma al tempo stesso quasi cyberpunk, con un bel contrasto tra tecnologia, gotico e orrore. Le miniature poi sono come sempre una garanzia da questa casa editrice. Ritengo che addirittura questa volta la Cool Minor Note si sia superata e abbia sfoderato alcune tra le più belle miniature mai viste in un gioco da tavolo. Di contro le tessere del tabellone si imbarcano abbastanza, ma nulla di preoccupante. È presente anche una forte componente di Alea, come ogni American che si rispetti in fondo, e non solo per le tonnellate di dadi che tirerete, e ne tirerete davvero tanti, ma anche per la meccanica delle esplosioni così cara all'autore, che porta spesso a risultati così devastanti da aver voglia di baciare la dea bendata o di maledirla. La longevità anche del solo gioco base è secondo me altissima. Prima di tutto perché appunto la squadra, sebbene composta sempre dai soliti 7 personaggi, in realtà non li vede tutti sempre presenti sul tabellone di gioco, quindi determinando in questo modo partite molto diverse, anche per il fatto che la squadra, come dicevo appunto, andrà composta in base a quelle che sono le richieste delle varie missioni. Ma anche il peccato, è vero, ne avete solo 2 dei 7 disponibili, ma già questi hanno abilità parecchio diverse, poi avete anche 3 accoliti tra cui scegliere, senza contare il fatto che avete ben 14 missioni all'interno del gioco, tutte rigiocabilissime. Se dovesse trovare il gioco troppo difficile per essere giocato dagli eroi, nessun problema. Diciamo che il gioco e le meccaniche di gioco permettono di poter settare, diciamo, un livello di handicap. Quello che vi sto dicendo è una cosa che ho pensato io, non è una cosa scritta nel manuale, non è una variante che ho trovato in giro, ma è una cosa che mi è venuta spontanea da pensare giocandolo. Semplicemente vi basterà, che ne so, ridurre di 1 il numero di segnalini in reazione del peccato, oppure ignorare la sua abilità speciale, o ridurre il numero di mostri che può inserire all'interno del tabellone alla fine del turno. Insomma, sono innumerevoli i modi che potete, diciamo, inserire per andare a bilanciare le prime partite quando appunto il giocatore del peccato vi sembra troppo forte o comunque troppo sbilanciato verso la sua parte. Se quindi siete alla ricerca di un titolo da giocare più e più volte, se continui tiri di dado non vi spaventano così come il dover spendere più partite per padroneggiare le meccaniche, e se una dose eccessiva di sfortuna non può minare il divertimento complessivo di una serata di gioco, provate The Others. E finisce anche questa puntata di Sgananzium. Vi ringrazio per avermi seguito ancora una volta, vi ricordo di iscrivervi al canale, sotto trovate tutti i link, Facebook, Twitter, le pagine che reputo interessanti, eccetera. Vi ringrazio e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! We'll be right back.